ti pare? Ehi. Ciao. Sto controllando le sospensioni. Ci servono ammortizzatori perfetti. Ci sarà da ballare. Bella matta dopo. Hai dormito bene? Scusami. Non mi lamento. E tu, riposata? E tu? Abbastanza riposata? Hai avuto un incubo. Ti ho sentito gridare. Davvero? Non preoccuparti, ci sono abituata. Quando Mitch e Scorpio non sono tornati dalla guerra, ogni notte era un continuo. È andata avanti per mesi. Qualunque cosa sia, ti passerà. Lo spero. Più o meno. Ti è venuta qualche idea? Per Hellman, intendo. In effetti sì, mi è venuta. Se mi guardi con quel sorriso, la prossima volta ti... mi dissocio. Ok, dimmi. Noi siamo la chiave, il tronchese è la B, e il cacciavite è il punto in cui la V dovrebbe poggiare il nuovo. Ti starei chiedendo come faremo ad abbatterlo. Con la tua mitragliatrice. Quella ci tornerà utile altrove. Con quel calibro scalfirebbe a malapena la corazza di un mezzo pesante. No, ci sono altri modi. Ecco, la morsa è la nostra soluzione. Una centrale satellitare. Perché abbattere la V proprio in questo punto? Perché una volta a terra dovremo individuarlo e prendere il tuo bersaglio. In fretta. E qui il terreno è il tipico deserto californiano. Piatto, asciutto e vuoto. Esatto. Saranno un bersaglio facile. Una centrale. Aveva il vibratore satellitare. Lì, tra l'altro. Sì. Dovremo entrarci. Fin qui ci sono. E poi? E poi colpiamo. Colpiamo la V con un EMP. Ma certo. IMP. Quando la AMP sarà portata, AMP. Causeremo un impulso elettromagnetico. I circuiti a bordo si friggeranno. Che significa? Si spegneranno i motori? Si spegnerà tutto, compresi i motori. Comandi, navigazione, sistemi di comunicazione. Ricorda, Hellman mi serve vivo e illeso. Cerchiamo di non distruggere la V, ok? Lo so, ma gli conviene allacciare le cinture. Ho un'idea. E se funziona, l'atterraggio non sarà dei più morbidi. Non sarai troppo ottimista. Chi ci dice che la V sorvolerà proprio la centrale? Esatto. Nessuno, certo. Ma non sarà un problema. Vedrai. Ci sarà da saltare un bel po', ma non te ne pentirai. Ho pianificato tutto. Se lo dici tu... D'accordo. Andiamo. Ottimo. Sali, si gela. Che deve guidare sempre lei, però? Cioè, voglio far vedere le mie doti. Sì, ma aveva un vibratore in camera. Però poteva usare il mio. Di chi è la centrale? Mi dissocio. Governo o corporazioni? Che differenza fa? Chi credi che muova i fili del governo? Volevo solo sapere a chi stiamo ma? Per pestare i piedi. Ma hai investito uno, credi? Guardati attorno. È semplice. Tutto quello che vedi appartiene a una corporazione. Ti piace fare incazzare i corporativi? Come ti è venuta questa idea? Aspetta, riformulo. Rogue, Nash, Iraf. Occhio a ciò che dici, V. A te piace fare incazzare tutti. Beh, in tal caso è un bene che io sia dalla tua parte, no? Sì, infatti. Cambiamo completamente argomento. Qual è la cosa più strana che hai trasportato? Cos'è? Il momento delle domande? Forza, rispondi. Il viceministro delle finanze del Caucaso. Quello è portare, non contrabbandare. Era nel bagagliaio. Stecchito. Ah, morto. Ok. Una lunga storia, forse un giorno te la racconto. Ma no, voglio che me la racconti adesso. Voglio fare sesso. Non posso saltare la cosa? No, mi sa che non posso. Siamo quasi alla diga. Fermiamoci un attimo. Calibriamo la torretta su di te. Che su di me? Voglio che tu riesca a usare anche la mitragliatrice. Avremo più possibilità. Connettiti qui. Come mi connetto? Link personale? Altrimenti come? Occhio al jack. A volte fa un po' gioco. Vabbè, mi fido. Sono connesso. Un attimo. Prima la diagnostica. Merda, continua a darmi errore. Strano. Cerco una soluzione. E ora Panam
Ti presento Johnny, nel mezzo del fottuto nulla. Ben fatto, vi. Ehi, credo che il tuo impianto abbia un virus, quello sulla nuca. Non è un virus, è solo un piccolo malware. Col tempo ti ci abitui. Vaffanculo. Puoi influire sulla calibrazione? Vedremo. Ok, incrociamo. Ah, ma è qua. Vedi quella pila di rifiuti? Spara una raffica breve. Io penso alle calibrazioni. Bene, prossimo bersaglio. Colpo singolo. Come? Ok, un'altra volta. Raffica più lunga. Ah, il mirino è qua. Non lo vedevo. Direi che ci siamo. Non è stato così difficile, no? Allora dov'è questa centrale? Lo vedrai tra un attimo. Conosco un punto. Da lì avremo una buona visuale. Voglio solo controllare che l'aria sia sgombra. Sabotare una centrale corporativa. Assaltare un convoglio corporativo. Rapire un corporativo. Ti piace la parola corporativo o vuoi dirmi qualcosa? Sai una cosa? Cominci ad assomigliare a me. Gli si sparano. A parte il carisma è un cazzo impressionante. Forse andremo d'accordo dopo tutto. Forse si è andato vero simile. Tutti torti. Ciò che è successo ha avuto qualche effetto. Sei più simile a me di quanto pensi. Vedrai. Ma questo vale anche per te. Forse ti stai avvicinando a me. Ah, impossibile. Invece ti dico di sì, amore. No, e non parlavo di Panam, scusatemi, eh. Adesso facciamo sesso, facciamo l'amore. Sembra tutto libero. Bella la centrale. La zona è deserta. Non vedo pattuglie. Quel bestione è l'unità di stoccaggio. E vedi le antenne? Sì. Ogni antenna capta le microonde dai satelliti in orbita, che poi vengono convertite in energia elettrica. Mazza. La centrale serve tutta la città? Sinceramente, non ne ho idea. Lo scopriremo presto, mi sa. Oh, le antenne arrivano fino all'interstatale. Jesus. E sono collegate. Buon per noi. Dobbiamo solo manomettere l'unità di stoccaggio. Seguirà una reazione a catena e tutte le antenne metteranno un impulso. Kartik, lei è mia. Davi sarà come una mosca nella tela di un ragno. Lei è mia. Dobbiamo solo attivare l'impulso al momento giusto. Mettiamoci all'opera. Una volta nella centrale creerò un bypass per il detonatore. Tu sovraccaricherai i sistemi. Panam, e se per far prima facessimo saltare l'intera centrale? Normalmente lo farei, ma l'esplosione attiverebbe un protocollo di blocco automatico in ogni collettore. Tutta Night City saprebbe che siamo lì ben prima che riusciamo ad aggirare il protocollo. Buona idea comunque, magari la prossima volta. Sovraccarica i sistemi. Sì signora, quando iniziamo? Anche se non sia troppo complicato. Lei non lo è. Non dovrebbe. Ti basterà girare tutte le valvole che trovi. Tutto al massimo. Capito. Ne sono sicuro. E ora che si fa? Lo stesso. Aspettiamo. Dobbiamo coordinarci con il piano di volo della. Bene. Niente, aspettiamo. Non sa da fare. Ci siamo. Hai mai fatto una cosa simile? Abbattere una V? Da sola? No. Perché me lo chiedi? Centrale, EMP, sistemi, reti. Hai preparato un ottimo piano. Grazie. Il trucco è nel modo di affrontare i problemi. Io seguo la tripla A. La cosa? Analisi, assemblaggio, azione. Qualunque sia l'incarico, fai queste tre cose. Inizia dall'accertare ciò che sai e ciò che ti aspetta. Il problema. Poi pianifica con queste variabili in mente. Prendi ciò che hai, trova ciò che ti serve, assembla cose e persone. E per finire passa all'azione. Semplice. Grande idea per una maglietta. Tripla A. Tutto ciò che serve per vivere tranquilli. Quello è una bella birra ghiacciata.
Ah, pensavo se andiamo a puttane. Questo metodo, la tripla A, l'hai inventato tu? Non direi. Anche Matt. L'ho imparato dagli Aldecaldo, da Mitch e Scorpion. Erano stati addestrati così durante la guerra. Poi l'hanno fatto proprio. Mi è tornato utile più volte, non lo nego. E lo farà ancora. E se qualcosa andasse a puttane? Beh, allora le puttane dovranno improvvisare. Pensavi davvero che io avessi in tasca la formula del successo? Sai che ti dico? Mi avevi quasi convinto. A volte... Ok, arriveremo tra poco. Oh, ma stava finendo una frase molto... Andiamo lì, fottiamo i sistemi e teliamo alla svelta. Tieniti forte, potremmo ballare un po'. Preparati! Ok, sono pronto. Chi dovrei sparare? Droni! Ci penso io! Pensaci in fretta prima che ti colpisca! Direi bene! Tutto qui! Magari? Se ci sbrighiamo. Ah, tutto qua, distrutti. Ez. Ce la farò in tempo. Dai, respira. Ah, merda, forse abbiamo un po' esagerato, Fada. Te la caverai. Donna, sono mezzo distrutto. Come un albero. Volevi uno spettacolo e l'hai avuto. Cazzo, sì. Andiamocene da qui prima che accenda anche noi. Non può essere così semplice, però. O sì? Vi scappa prima che succeda qualcosa al cibo. Grazie per il consiglio. Stavo per organizzare un picnic, stendermi e prendere. Dico un po' sul di serio. Sole. Occhio, la prossima. Johnny. Johnny. What? Porca troia. Che cazzo ha? Ok, sto bene, ma esci da quel cazzo di posto. Non un'esecuzione perfetta, ma comunque è andata. E il detonatore? Funziona? Sì, funziona. E non vedo sbalzi nella forza del segnale. Dobbiamo solo allontanarci per evitare che l'impulso colpisca anche noi. Quella collina. Ci piazzeremo lì. Dovremmo avere una buona visuale sulle antenne. E poi aspetteremo. Ok. Facciamo sesso in collina, ragazzi. E mentre c'è... Bello spettacolo, a muove. Tieni. Ho sempre sognato di spingere un grosso pulsante rosso. Quando lo attiviamo? Non ti preoccupare, lo tengo d'occhio. Tu aspetta il mio segnale e poi attiva l'impulso. Lo voglio attivare ora. Non si aspetteranno mai. A proposito. Mm? Stiamo per abbattere un mezzo della Kang Tao da milioni di euro dollari. Come ti fa sentire? Faccio saltare cose. Me l'ha ordinato il dottore. Ed è esattamente quello che voglio sentire. Eh beh, a muove. Stavo notando... Cosa? Il silenzio, il ronzio della città, le voci delle persone, gli odori. È tutto sparito. Che senso? Soltanto il vento. Avevo dimenticato che esiste la quiete. Mm-hmm. A parte gli odori, forse. Hai presente i coyote? Difficile non notarli. Pensavo fosse il deodorante della tua tortona. Ah, fanculo. Meglio se ti concentri sulla V. No, va, ti dici la storia, hai ficcato. ficcherò. Non ti preoccupare. Penso io. Eccolo, arriva da Pacifica. D'accordo, preparati. Ancora un secondo.
Un secondo. Ma dove cazzo l'ha visto? Ora. Boom. Ecco fatto. Merda, che succede? No, vaffanculo. Bene, perfetto. Peccato. Preso. Panama, il motore funziona ancora. Cazzo, si allontanano. Non per molto. Dobbiamo seguirlo. Solo un attimo. Panam, che stai facendo? Ma? Pazzita. Vabbè. Presa. Sì, si fa. Sta perdendo quota. Quel bastardo è nostro. Andiamo. Colpito. Non riuscirà a restare in volo dopo una botta del genere. O a terra o si schianta. Sì, è bella cazzuta comunque. Sì. È il verità, sì. Identificato. Perde quota. Finisco qui ai generatori. Seguili, arrivo tra poco. La batteria dovrebbe Scorpion. Reggere. Qui Panam, non avvicinatevi alla B. Ripeto, non avvicinatevi alla B. La sicurezza sta arrivando. Però inizio alla festa senza. Era Kang Tao. Aspettami. Anzi, va via da lì. Probabilmente vogliono aiutare i sopravvissuti. Senza sapere che sono corporativi. Non mi sentono, l'impulso sta interferendo. Merda. Ho tre tracce sul radar. Droni. Sì. Preparati. Penso io, amore mio. Cercherò di rallentarsi. Non glielo permetteremo. Dobbiamo raggiungere Mitch e Scorpion. Ah, che mira di merda. Cioè, non è che è una mira di merda, è che... Adesso affanculo va. No, Panam. Oh, Panam non si tocca, ragazzi. Curi le ferite, te le lecco tutte, scusami. No, Panam no, raga. Panam non si tocca, raga. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. L'ho visto, dietro a quella collina. Bene, una cosa in meno di cui preoccuparci. Panam, tutto ok? Un proiettile vagante. Pensi di farcela? Certo, niente di serio. Non preoccuparti. Ehi, bello, dove sei? Mm-hmm. You, Scorpion! Continua a trasmettere su un canale aperto in caso non abbiano sentito la prima volta, porca puttana. Qualcosa non va. Hai sentito quegli spari? Vivi, è successo qualcosa! Controlliamo. Vedo il relitto, ma non Scorpio, né Mitch. Sembra scaduto. Ma te lo davo io uno. Vi, connettiti al drone. Scansioniamo l'area. Dobbiamo orientarci. Te ne davo io uno. Ci tracceranno. Attivo il mascheramento. I loro scanner sono andati, sono ciechi. Andiamo. Sei connessa al visore. Mm-hmm. Vi, si hanno ucciso gli Aldecaldo. Si hanno ammazzato Mitch e Scorpion, non posso... Io lo so, lo so. Connesso. Ho il controllo. Piace il tuo clan.
fatte caldo. Mitch! È vivo! L'hanno preso! Scansioni i droni? Mi dispiace. Il tuo clan? A De Caldo. Sì. Sono morti. Tutti quanti. Non preoccuparti. Non possiamo saperlo. Se ci avviciniamo troppo, ci fanno a pezzi. I droni da combattimento li ho già uccisi, li ho distrutti. Forse, ma prima dobbiamo arrivarci. Vabbè. Se non fosse stato per quel cazzo di glitch li avrei avvertiti. È tutta colpa mia. Perché diavolo stavano seguendo la V? Idioti. Ascolta, abbiamo visto Mitch. Probabilmente hanno anche Scorpion. Li troveremo e li aiuteremo. Se sono ancora vivi. Lo sono. Andrà tutto bene. Attento al lanciarazzi. Ci farà pezzi se ci avviciniamo. Sei già ridotta male. Non dire cazzate, è solo un graffio. Distruggiamo quel lanciarazzi. Io cercherò... No, tu resti in auto. Mi spiace, ma finiresti solo per rallentarmi. Col cazzo vi! Quelli sono i miei amici. Ascolta, appena tolgo di mezzo quel lanciarazzi, ti avviso. Poi potrai venire ad aiutarmi con il resto, ok? Agli ordini, comandante. Ho ancora il fucile di Mitch. Cercherò di coprirti da qui. Buona idea. Procediamo. Preoccupare. No, cos'è il fucile qua? Che è sta roba? Manda... Fa malissimo sto fucile comunque. Vedo che trasporto sempre un peso oltre, perché è sempre fucile da cecchino. Via. Ne basta uno di fucile da cecchino. Questo qua. A move. Gli faccio un cazzo, cioè non lo hit. Meglio il cecchino. Ok.
proprio le elimino la torretta, scusami. Ah, da qua. Via libera. Sto arrivando. Non mi fa prendere sta roba? Vabbè. Ora! State indietro! Arretrate e gettate le armi, altrimenti sparo! Ripeto, gettate le armi adesso! Possiamo risolverla senza ulteriori morti. Abbiamo chiamato rinforzi. Stronz. Stai bene? Ha solo qualche graffio. Che testa di cazzo! Ti hanno colpito? Aspetta, ti rampento. Non è niente. Andiamo. Non riuscivamo a ritirarci, Panam. Si sono riorganizzati in fretta, hanno iniziato a sparare razzi. Vi ho persi tutti. Tutti quanti? E Scorpion è qui. Mitch! Mitch! Lui... Lui sta bene, vero? Panam, mi dispiace. Non ho fatto in tempo. No. No! Ne sei sicuro? No, lui... Scorpion e gli altri. Mi dispiace che non siamo arrivati in tempo. Erano brave persone, ottime persone. Non dovevano morire qui. Avrei dovuto fermarlo. Ci ho provato. Non avrebbe ascoltato neanche te. Non ascoltava mai nessuno. Brutto testone. Più o meno sì. Visto che eri nei paraggi, immagino che seguissi la V. La domanda è perché? Ma stai bene? Tutto bene. Ti serve qualcosa? Grazie di avermi salvato il culo, V. Mi dispiace per i tuoi amici, ma devo andare. Io mi siedo. Vicino a lei, a Move. Perché vi siete fiondati sulla V? Non avete visto le insegne? Guarda quante fregne, abbiamo visto che era danneggiato. Conosciamo la zona, sapevamo dove sarebbe caduto. Chi sapeva che era della Cantao? Credevo gli servisse aiuto. Nel peggiore dei casi avremmo recuperato qualcosa. Ma mi sbagliavo. Mi serve il tizio che era sulla V. Sai qualcosa? Hai visto qualcosa? L'hanno portato con loro, con le nostre auto. Dove? A ovest, una piccola unità, le guardie del passeggero. Cercano un modo per contattare la base. Quindi siete stati voi a colpirli con quelle MP? Sì, abbiamo cercato di avvertirvi, ma non c'è la ricezione. Se vi hanno preso le auto, possiamo seguire le loro tracce. Che ti è preso? Panam, ascolta. So che non è un buon momento, ma mi serve Elvan. Hai promesso di aiutarmi. Vale ancora? Mantengo sempre la parola. Mitch, troverò quei figli di puttana. Lo giuro. Va, io chiamo i ragazzi e do una ripulita qui. Bella resa. Ti lascio la mia auto. E niente. Occhio alla torretta. Tende a incepparsi. Ah, non è texture rent, in realtà sì. Kaktau ha perso i contatti. Però hai dread, quindi... Lo starà cercando. Meglio sbrigarsi. Ma magari... Cosa? Tornerai a prenderla, vero? Promesso. Andiamocene, prima che mandino i soccorsi. Scorpion e gli altri. Senti, so che cosa provi. Davvero. Ti aiuterò a pareggiare i conti con la Kang Tao. Li farò fuori, Vi. Dal primo all'ultimo. Siamo sulla stessa barca. Fino alla fine. Sai che ti dico, Vi? Sei un amico. Mi hai dato una mano con Nash, mi hai dato una mano con Mitch. Direi che ti devo un favore. Quell'Elman. Lo so che... A trovarlo. Ah, quindi è così. Stai ripagando i tuoi debiti. No. Tra nomadi ci si aiuta. Oh, quindi ora sono dei vostri. Molto bene. Andiamo. Spero non siano troppo lontani. E so che debito dovrei darmi. Le tracce iniziano qui. Le seguiremo. Sono sulle 180 ore, in realtà non proprio, però sono tante ore.
Seguiamo le tracce e troviamoli. C'è qua Viola. Non mi fa prendere. Non lo fa prendere. Qua Vi, mi serve aiuto. Ma sei scema? Sì. Vabbè. Raga, volevo prendere quello e non me lo fa prendere. Scorpion diceva che avrei odiato Night City. Non proprio Banza comunque, cioè non forse sono... Forse meglio di quanto mi conosca io. Diceva che appena mi fossi stancata della città avremmo fatto scorta di scatolette, riempito un paio di thermos di caffè e whisky e ci saremmo messi in viaggio per scappare via da tutto. Come in una vera avventura. Sì, ma lui non c'è più. Merda, Vi. Perché va tutto di merda, merda, merda? Ehi, lo so. Ma sei ancora viva. Hai ancora diverse cose da fare. Puoi giurarci. Vabbè. Uè, Panam. Piece. Bella Salifone, bella Ricky, come state? Tutto a posto? A muove, vieni. Purtroppo non ho più fiato. Ma aspetta, furtive magari. Ok. Mazza, io vedo solo cemento crepato e ruggine. Se pensavano di chiamare i loro amici, devono aver avuto una brutta sorpresa. Che parla tutto criptico? Attento, Bill. Bella Matt, buona cena. Tanto nel caso ci sentiamo dopo. Mi sa che sei un'imboscata qui, raga. No. Quanto dura, ragazzi? Quanto devo... Li vedi? Merda. Penso io, amore mio. Forza, mezza seghe! Senza musica? A sto giro? Penso io, muove mio. Dobbiamo risincronizzarci. Questo è per i miei amici. Mi mette male? Non li vedo. Raga, ma questo non c'era prima. Senza musica però, ragazzi, non è la stessa cosa. Riescono a riorganizzarsi e chiedere aiuto, siamo fottuti. Allora, io bene, bene, Salifone. Ho trovato il nuovo amore della mia vita. Delle nostre, delle loro auto. Diamo un'occhiata. Non so quanto è bella. Altro qui. Andiamo, qui non c'è nessuno. Meglio scoprire dove l'ha portato la Kang Tao, è in fretta. Avevi ragione, è morta. Hanno provato a ripararla, ma la pompa dell'olio è andata.
I pistoni Questo ci dà qualche minuto forse, ma hanno ancora un bel vantaggio. Entro stasera facciamo sesso, secondo me, Salifone. Me lo sento. La sto aiutando a fare tutto, eh. Hanno lasciato qualcuno sulla pista, il resto è con Hellman. Avrei fatto lo stesso. Cercheranno di chiamare rinforzi. Non gli conviene attraversare il deserto senza copertura. Spero che Mitch abbia chi scappa, dici la chiavata? Però mi sa di sì, ragazzi. Lo raggiungeranno, tranquilla. Sai cosa? Cosa? È la storia della mia vita. Esco da un mucchio di merda solo per finire in un altro ancora più grande. Panama. E trascino con me tutti gli altri. Ho chiuso. Hai capito, V? Se scazzo ancora, farai meglio a darmi un bel calcio nel culo. Ma tu non hai scazzato niente. Promettimelo. D'accordo, te lo prometto. Amore mio, io non ti darei mai un calcio nel culo. Per uno schiaffone, fortissimo. Vi dissocio. Il cobra? Chi è il cobra? Ah, il cobra. No, l'ho usato, però con le prostitute, non con Judy, perché ho scoperto che Judy è lesbicotta, quindi non posso... Devo avere il personaggio femmina, mentre... Lei, secondo me, il pisellone gli piace un pochettino, eh. Il pisellone, secondo me, gli gusta mucho. E là, quei droni lì? Magnato, ragazzi, voi? Entra. Nessuno mi vede, però è fantastico. No regrets. Vedo delle A. Andiamo in cortocircuito. Le riconosco. Sono del clan. Che devo cercare? Ma ah, qua. Chi ti manda? Ehi, Khan, dobbiamo parlare. Chi? Io rinnovo Arasaka. Volete portarmi indietro? Il ridicolo topo di fogna non sa se urlare o scappare. Tappagli quella bocca. Sei suo fan, eh? E neanche tu ti sei fatto un nuovo fan. Quel pezzo di merda non sa di chi avere più paura, di te o della Rasaka. Niente di personale. Se non sbaglio, dovevi avvertire Takemura dopo aver preso Eva. Sì, tra un attimo lo chiamo. Chiama Takemura. Ma ricorda, hai in mano Hellman, è un'ottima carta. Me la poschi? Takemura mi ha salvato la vita. Daranno death, in che senso? Era nel suo cazzo di interesse. Per lui sono affari. Dove te lo faccio, Timo? Non è tuo amico. Takemura, buone notizie. Ho preso Hellman. Vivo? Che cosa ha detto? Vivo, vivo. Non è molto loquace. Mi parlerò al Sunset Motel. Ti raggiungerò. Tienilo lì fino al mio arrivo. D'accordo, a dopo.
Elma, non sei molto in forma. Meglio portarlo dove potete parlare con calma. Vero. Sembra che i tuoi nuovi Jumba siano lui. È lui? Sì, certo. Portalo fuori e buttalo sulla moto. Ammazza quanta gente. Aspetta qui. È arrivata la cavalleria. Mitch ha chiamato alcuni al decalto. Tutto sgombro. Lungo la strada non abbiamo visto. Sì, dopo che ha ammazzato io tutti. Ma meglio non tardare. Devo farlo, Matt. Devo solo fargli alcune domande importanti. Spero proprio che avrai risposte importanti. Sol. Qui abbiamo finito. Tutto pulito. Mi dicono che Mitch è vivo grazie a te. Grazie a V e a Panam. Tutte e due mi hanno salvato il culo. Godzilla. Spero ne sia valsa la pena. Solo ho cercato di avvertire Scorpion, ma lui... Forse potrei esservi d'aiuto. Hai già aiutato abbastanza. Ho cercato di fermarlo. Certo. Voltati pure. Fanculo a tutti. Sei bravo a fottertene, eh? Senti, non è stata colpa di Panam. Attento. Di te non mi fido del tutto. E comunque non ho la difendo Panam, ragazzi. Sì, come no. Panam mi stava solo aiutando. È colpa mia se la via è precipitato. Se non fosse stato per me, Scorpion e i suoi non sarebbero andati a cercarlo. È la verità. Quando sei un altro, sei sempre responsabile per te e i tuoi fratelli. È vero, le però le circostanze non cambiano nulla. Forse Panam dovrebbe chiedersi se è ancora un Aldecaldo. Oh, ma cretina, è la mia moto. Però, che cazzo. Porca puttana. Ehi, non preoccuparti per sola. Gli passerà. Non me ne frega niente. Però a lui frega di te, Panam. Non appena ha saputo cos'era successo, ci ha ordinato di seguirlo. Per lui back, salifone. Che potesse succederti qualcosa. Ha ordinato di... Ascolta, forse al momento voi due non riuscite a capirvi, ma siete una famiglia e Sol farebbe di tutto per la famiglia. Il punto è se faccio ancora parte della famiglia. Lo sai che è così. Torna da noi. Capisco. Mi spiace che tu abbia dovuto assistere a questo spettacolo. Le cose qui non sono... Farò tutto per te, amore mio. Ma qui sono uguali quei tipi. E tu fai attenzione, va bene? Cosa farai ora? E adesso che farai? Tornerai a Night City? Sì, cioè, credo di sì. Devo fermarmi a rifletterci su tutto quanto. Soul, Mitch, ti trattano davvero come una famiglia. Dagli una possibilità. Non è così semplice. Come in ogni famiglia. Stanno arrivando, avete un minuto. Muoviamoci. Vado anch'io. Abbi cura della moto di Scorpion. È tua. Mi voglio te. Non la moto. Però ci rivedremo, muove. Questo. Wait, baby, adesso tutti svegli. Hey. Ho rifiutato una, cioè, ho... Dove sono? Cos'è un questo motel posto? In mezzo al nulla. Quanto in mezzo? Non importa. Tanto non puoi scappare da qui. Cavalcata. Che siamo qui. Voglio parlare della tua invenzione, il biochip che hai creato per l'Arasaka. D'accordo, ma prima voglio chiarire una cosa. Non ti manda Yorinobu Arasaka? No. Ciò significa che devi avere un'offerta per me. Forse. Se il tuo boss paga più della Kang Tao, direi che possiamo discutere. Non c'è nessuna offerta. Mi hai frainteso. Non c'è nessuna offerta. Che cosa vuoi? Ho il costrutto di Silver End nella testa.
Mi sta facendo letteralmente impazzire e non fa altro che peggiorare. Devo rimuoverlo. Questo non c'era sulle pubblicità. E neanche sul contratto. Silverhand. Costrutto. È impossibile! Dove hai preso questo biochip? L'ho rubato a Yorinobu Arasaka. Era per un cliente, ma il cliente non mi ha mai pagato. Tu hai deciso che il posto migliore per tenerlo era nella tua cazzo di testa! In realtà non è stata una cattiva idea. Il costrutto mi ha riavviato quando mi sono beccato un proiettile in testa. Sapevo che il piano di Yorinobu sarebbe fallito, ma non credevo che sarebbe andata così. E invece? La preziosa tecnologia dell'Arasaka a spasso per le strade. E invece? Devi rimuovere il biochip dai miei sistemi. Non è così semplice. Ascolta, l'hai creato tu, no? E allora dov'è il problema? Se stai dicendo la verità, ti sei infilato una versione sperimentale del biochip. So che non posso togliermelo. Il mio bisturi l'hai mostrato a un cazzo di dottore di strada. Chi altro lo sa? Mi serviva aiuto. O credi che abbattere una V della Kangtao sia stata la prima cosa che mi è venuta in mente? In cosa cretino differisce la versione prototipo? Sti capelli ha tipo matati. Un programma diverso, qualcosa di più cosciente, aggressivo. E il biochip a essere unico. Non l'engramma di Silverhand. La versione precedente del chip veniva usata solo per comunicare con engrammi presalvati. Era fottutamente rara e costava una fortuna, lo so. Questa è più bella, team, buona cena. Serviva a installare e attivare l'engramma in un nuovo corpo. Quando ho lasciato l'Arasaka, il progetto era ancora in fase di test. Tamarissimo, signor Kenyo Reeves. Come doveva funzionare esattamente questa nuova versione? Pensavate di cacciare l'engramma delle persone fuori dal loro corpo? È una cosa voluta. Durante i test, pensavamo che il corpo sarebbe stato neuralmente indifferente all'installazione. Vuoi dire morto? Sì, il che rende la tua situazione molto interessante. Quanto potrebbe costare l'immortalità? Chi potrebbe permettersi questa tecnologia? Nessuno. Tamavo. Il modello non doveva andare sul mercato. Il prototipo è stato un ordine diretto di Saburo Arasaka. Ha supervisionato personalmente l'intero progetto. Quindi se non fosse per Yorinobu, nessuno l'avrebbe scoperto. E se non fosse per te, il progetto non sarebbe stato un successo. È una scoperta incredibile. Più o meno. Sì, sì, magnifico. La tua tecnologia funziona. Ora levamela. Niente male. Dovrei vederla prima. Mi fido di te. Ci siamo appena conosciuti. Prima dovrei guadagnarti la mia fiducia. Come pensavi che sarebbe andata? Se vuoi che ti aiuti, dovrò esaminarti. Ok. Muove. Pensami tutto. Incredibile. Sembra che... Incredibile. Un corporativo ci sta aiutando. Oh, cazzo. Che c'è? Che succede? È un peccato che io non possa esaminarlo a fondo. Sì, un vero peccato. Saresti potuto essere la sua cavia. Dimmi come liberarmene. Temo di avere cattive notizie. La tua rete neurale si è completamente deteriorata. Non può più funzionare indipendentemente dal chip. L'unica cosa che posso fare... Oh, finalmente si tratta. È darti il contatto di una buona clinica in Svezia. Loro ti aiuteranno nella fase terminale, alleviando il dolore. Ma? Aspetta, hai detto che il progetto era in fase di test. Non puoi sapere come finirà. Oh, invece sì. Ho appena visto il costrutto divorare il tuo cervello. È programmato per assimilare il nuovo ambiente a tutti i costi. Il tuo piccolo cervello di carne non può nulla contro di lui. Quindi, qualunque cosa io faccia, prima o poi l'engramma vincerà. Sì. E da ciò che ho sentito su Silverhand, mi sembra esattamente il suo stile. Ah, la mia reputazione è cresciuta ed è diventata leggenda nell'Arasaka. Cosa sta succedendo esattamente nella mia testa? Dimmelo tu. Cosa si prova ad avere due personalità? Perché è diverso dal sentire delle voci.
Sei te stesso e Silverhand allo stesso tempo. Posso vederlo e parlargli? In realtà non gli parli, ma capisco che cosa vuoi dire. Hai notato qualche influenza del costrutto nelle decisioni che prendi? Uff, dacci un taglio. Per quanto riguarda le mie decisioni, Johnny è solo una voce nella mia testa. Può anche avere un'opinione diversa, ma non può costringermi a fare nulla. Concordo al 100%. Sei un padrone di casa da... Non è come vincere una discussione. L'equilibrio si sposta. Lento, ma inesorabile. Che vuoi dire? Inizierai a fare cose che un tempo credevi impensabili. Almeno per il tuo vecchio io. E sai bene di chi stiamo parlando. Di un fanatico. Un terrorista. Un pazzo suicida. Beh, cazzo, e poi quello che cerca di manipolarti sarei io. Per questo ritengo che faresti meglio a considerare... Perlomeno Johnny non si è mai venduto come te. Lo stai difendendo? Oppure è Johnny a parlare? Dici no, va? Ha già cercato di prendere il controllo del tuo corpo. Sai, solo per un attimo. No. Sicuro? Sarebbe divertente. Johnny. Scherzo, ma fa attenzione, il corporativo vuole entrarti nella testa. Sai che ti dico, ora basta. Cerchi di guadagnare tempo. Perché l'ho notato. Stai cercando di convincermi che sei inutile. E in questo caso, posso sempre spararti in testa e risparmiare tempo. Oh, finalmente. Proverò ad aiutarti. Se verrai con me alla Kang Tao. Proverò, non basta. In effetti, sembra quasi che tu voglia guadagnarti il favore dei cinesi. A mie spese. Ti rendi conto di quanti dati hai nella testa? Anche se non potessi aiutarti, quei dati devono essere salvati. Che mi venga un colpo. Questo povero coglione ha appena ammesso che hai ragione. Al diavolo la Kang Tao. Hai qualche altra idea? Se credi che qualcun altro riesca ad aiutarti, posso darti i progetti. Tutta la documentazione completa. La Kang Tao mi aveva offerto una bella cifra. Li hai qui con te? Certo, questo idiota è inutile senza progetti. Di Takemura. Che diavolo ci fa lui qui? Ha alcune domande per te. Se farai il bravo, potrebbe persino salvarti il culo. Ho quasi finito. I progetti. Grazie, Move. Meglio di niente. Dobbiamo solo trovare qualcuno che capisca questa tecnorobaccia. Victor. Già chi... Che cosa gli farai? Non ho ancora deciso. Stai parlando sul serio? Mi conosci. So essere impulsivo. Impulsivo. È tutto tuo. Vi lascio un po' di privacy. Spero che potremo giungere ad un accordo. È sicuramente nel tuo interesse. Vi, non lo dimenticherò. Ah, oh, che caldo. Non sto bene, però. Nemmeno Cristo santo, guarda qua. Inaccettabile. Disumano. Io sono diverso. Non mi sento molto bene, però. Figli di puttana. Diamoci una mossa. Se vuoi dire qualcosa, dilla. È evidente che c'è qualcosa che ti rode. È da un po' che cerco di capire come sei fatto. Per sapere con chi ho a che fare. All'inizio pensavo che fossi solo sfortunato. Ma dopo un po' ho capito qual è il tuo vero problema. Sei sempre stato un servo delle corporazioni. Sostituibile. Quando l'Arasaka ti ha buttato fuori, il meglio che potessi fare è stato diventare uno sterminatore di scab. Sei un bastardo. E tu uno stronzo. Forse possiamo andare d'accordo.
Certo che sai molte cose del mio passato. Beh, ho visto dei flash del tuo passato. Proprio come tu hai visto flash del mio. Mi interessa poco. Vorrei capire solo perché sei così appiccicoso. Penso che possiamo lavorare insieme. Il tuo piano non ha senso. Distruggere l'Arasaka. Non so nemmeno cosa significhi. Ogni cosa ha suo tempo. Il tuo obiettivo è demolire l'Arasaka, seppellirla. Il mio è stare a galla. Sembrano entrambi piuttosto concreti. E coincidono anche abbastanza. Tu devi entrare nel Mikoshi per salvarti la vita. Una volta lì, io potrò distruggerlo. Rieccoci alla tua crociata. Entriamo nel Mikoshi e sovvertiamo il sistema. Ok. Ti dico perché voglio distruggere l'Arasaka, ma te lo dico una volta sola. Vuoi saperlo? Sì. Ok. Ho visto le corporazioni togliere l'acqua ai contadini. E poi anche la terra. Le ho viste trasformare Night City in una macchina infernale, alimentata dalle sofferenze, i sogni infranti e le tasche vuote della gente. Beh, non è tanto lontano dal nostro presente, comunque. Cioè... Le corporazioni controllano le nostre vite. Se le sono prese. E adesso vogliono anche le nostre anime. Però mi dissocio, nel senso. Hai ragione. Impossibile darti torto. Vi, non ho dichiarato guerra al capitalismo perché era una mia spina nel fianco o perché avevo nostalgia di un'America scomparsa. Questa è una guerra del popolo contro un sistema totalmente fuori controllo. È una guerra contro le fottute forze dell'entropia. Lo capisci? Oh. Bisogna fare tutto il possibile per fermarle, per sconfiggerle, per distruggerle. Se devo uccidere, uccido. Se mi serve il tuo corpo, allora me lo prendo. Porca puttana. Cazzo. Ora non capisci, ma un giorno ci arriverai.